Altro pezzo forte della mia collezione, unboxing di questo Lego Technic, di questo Airbus, quindi un elicottero teoricamente da soccorso, da salvataggio. Come vedete, scatola molto grande, bellissimo elicottero. Vediamo dietro che cos'è che si può muovere. Vediamo che qua c'è scritto che si può alzare e retrarre i due carrelli per l'atterraggio. Abbiamo la carrucola da poter allungare e ritirare. Abbiamo le eliche che girano, quindi sia questa qua posta sopra l'elicottero, sia anche quella posta sulla coda, con due diverse velocità, quindi le tartaruga e anche lepre. E poi possiamo anche inclinare le eliche. Vedete, qua ci dice dove sono i comandi, sono dentro alla cabina, esattamente dentro la cabina. Vedete queste leve che vi permettono di andare a inclinare le eliche, così che lui possa andare avanti o stare fermo o tornare indietro teoricamente. Non capisco bene come mai hanno voluto mettere un modellino che non ci assomiglia per niente alla costruzione. Difatti, questo qua sarebbe quello che è presente nella realtà, però come potete vedere sono totalmente diversi e quindi sì, un po' strana questo confronto, ecco. Andiamo ad aprirlo, vediamo che cosa c'è dentro e poi ci salutiamo e vi lascio la recensione scritta. Allora, apriamolo, 1 e 2. Non riesco. Non riesco. Un secondo. Ok, fantastico. Cosa abbiamo qua dentro? Un bel po' di... Wow, guardate, che bello, molto carino. Qua dentro c'è il nostro manuale che purtroppo devo farvi vedere. Guardate che bello che è. Lego Technic, eccolo qua, dove purtroppo si parte subito con la costruzione. Strano perché tanti Lego Technic importanti mettono un po' di storia del modello reale. Che è riferito comunque alla costruzione. In questo caso non c'è storia, non c'è scritto niente, si parte subito con la costruzione, vedete? Non c'è storia, non si parla dell'elicottero da soccorso, ecco. Poi all'interno abbiamo anche i nostri adesivi per abbellire al meglio il nostro modellino e via, niente, li mettiamo nella scatola e guardiamo tutti i nostri pacchettini. I pacchettini sono un bel po', sono tantissimi. Questo qua sarebbe il nostro motore e ci sarà da divertirsi. Queste qua sono le eliche, qua dentro c'è un'altra parte per far funzionare il motore, o comunque sarà la struttura per attaccare le eliche che dovranno giustamente ruotare. E niente, ci sarà da divertirsi anche qua. Guardate quanti sacchetti ci sono. Mi raccomando, questi Lego Technic consigliato che siano fatti comunque da ragazzi che o sono un bel po' appassionati di Lego e quindi se la cavano, ma sconsiglio per ragazzini un po' piccolini perché appunto i pezzi sono tanti e non ci si mette l'oretta e mezza a costruirlo, ma ci possono mettere anche 5-6 ore, dipende da quanto bravi siete. Ecco, quindi mi raccomando, o lo fate con vostro figlio, ma state attenti. E buon divertimento, buona costruzione. Un caro saluto da Thomas, il vostro amico di Amazon. Ciao ciao!